Ciao a tutti amici di fcinternews.it, finalmente, dai, finalmente l'Inter gioca una partita gagliarda, vince una partita difficilissima con il Barcellona e in pochi, me compreso, avevano la speranza che l'Inter potesse resuscitare proprio oggi e vincere contro un avversario così difficile come il Barcellona. Lewandowski non vede palla, l'Inter gioca una partita difensiva, però finalmente gioca una partita organizzata. Organizzata, senza distrazioni, con tantissima concentrazione, questo era quello che i tifosi volevano vedere dall'Inter. Non gli si chiede lo spettacolo, il bel gioco. All'Inter si chiedono le vittorie, i risultati, i punti e soprattutto la prova di squadra. L'Inter oggi con il Barcellona è tornata a fare la squadra, ha giocato compatta, ha giocato unita tra i reparti, i giocatori si aiutavano, si sacrificavano, hanno difeso benissimo contro una squadra comunque molto brava nel palleggio. E devo fare un plauso clamoroso alla catena di sinistra composta da Di Marco, Bastoni e Mkhitaryan, che sono andati sempre a chiudere su Dembélé, che nell'uno contro uno doveva, poteva diventare assolutamente devastante e pericolosissimo. E invece Di Marco, Bastoni e Mkhitaryan sono riusciti a praticamente chiudere qualsiasi spazio all'esterno del Barcellona. Onana, capitolo Onana, sono molto contento finalmente di averlo visto giocare ancora. È la terza partita di Onana, tutte e tre in Champions League. Ancora una volta Onana non delude, dà sicurezza al reparto, le uscite alte sono sue, toglie la palla dalla testa di Ansu Fati, che poi prende il pallone con la mano e per fortuna il gol di Pedri viene annullato. L'Inter si suda, si sacrifica e poi arriva il gol del giocatore che in questo momento è il faro, secondo me, del centrocampo dell'Inter, che è Calhanoglu. Calhanoglu è il giocatore più in forma da inizio campionato, nonostante l'Inter sia in difficoltà di uomini. Calhanoglu ha tenuto il ritmo sempre abbastanza alto, riesce a interdire molto bene, rompe il gioco avversario, fa ripartire e ora fa anche oggi ha fatto anche un grandissimo gol che ha risolto la partita contro il Barcellona. Segnare in Champions League contro il Barcellona il gol decisivo. Non è una cosa normale e Chala l'ha fatta benissimo, si è preso la responsabilità e ha risolto la partita e poi comunque grandissima prova difensiva visto che oggi veniva schierato da regista difensivo al posto di Brozo. Ancora molto bravo Chala. Oggi molto sacrificio da parte degli attaccanti che non hanno giocato una partita da attaccanti ma hanno dovuto giocare una partita da contropiedisti. Ecco, in queste partite, soprattutto quando passi in vantaggio come è successo col Barça oggi 1-0 magari o come era successo con la Roma, il potersi chiudere sapendo però di avere davanti uno o due giocatori che possono ripartire in velocità dando fastidio all'avversario e creandogli magari dei problemi e magari creando occasioni da gol, ecco, sarebbe importante. Noi questo giocatore non l'abbiamo, aspettiamo Lukaku, lui lo può fare, però se io fossi la società nel mercato di gennaio andrei a cercare un uomo in più così, che nelle ripartenze può essere devastante in velocità e aiutare la squadra a salire e a fare male invece agli avversari. Comunque oggi godiamocela, questo deve essere un punto di partenza, a Reggio voglio vedere la stessa cosa, questo non è un punto d'arrivo, è sicuramente una partita da godersi, da godere, la felicità per la vittoria, ma è un punto di partenza, bisogna dare continuità già da sabato contro il Sassuolo. Ciao a tutti e sempre Forza Inter.